Namaste, io sono East Brave e bentornati a un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare, che vi mostra un gioco diverso dal solito. Questa che vedete qui, in questo piccolo GIF, questo video piccolino, è l'autrice di questo gioco, quindi molto molto carino, un Kickstarter che ha portato a questo gioco che si chiama Spilled, quindi oggi vediamo un po' questo gioco nella versione demo, un gioco molto 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 carino, ci ha messo un anno e mezzo a realizzare questo titolino che si prospetta molto molto interessante. Come potete vedere ha a che fare con questo tipo di chiatta, barca, chiamiamola un po' come vogliamo, l'ambiente è isometrico e ci possiamo muovere appunto con B possiamo escludere e poi abbiamo i grilletti per poter andare avanti e indietro. Lo scopo del gioco è liberare un po' questo posticino. Da che cosa? Dalla sporcizia fondamentalmente. Quindi noi ce ne andiamo in giro e assorbiamo, vedete che l'acqua si sta pian pianino pulendo. Ed è un gioco appunto che si basa su pulire il territorio. Molto molto interessante perché la chiatta vedete che ha un simboletto sopra, un pannello solare, insomma, lo vedete 3x3 sopra le nostre testoline. Devo dire che è molto curato, è un cozy game di quelli proprio carini carini, cucciolosi e molto molto interessanti. A un certo punto riempiamo la nostra tanica qua dietro, quindi andiamo a consegnarla qua e facciamo i soldini che poi possiamo investire per prendere dei potenziamenti, che appunto li vedete lì, sono tre potenziamenti, uno sulla velocità, uno sulla capacità della nostra chiatta e qua intanto abbiamo raggiunto il necessario per poter raggiungere il prossimo livello. E la terza cosa che possiamo fare è quello che abbiamo davanti, quella specie di rostro che abbiamo davanti. Questo intanto ci recuperiamo anche degli animali, ci sono dei collezionabili in giro ed è uno di quei giochi insomma molto interessanti con un bel messaggio dietro che apprezzo tantissimo. E adesso vediamo un attimo di finire il primo schema. Vedete che man mano che si libera sotto vediamo un mare veramente molto molto bello. Qua abbiamo una ranocchia da recuperare. Abbiamo finito la nostra fase 1. Vedete tra l'altro che tutti gli edifici sono in qualche modo puliti perché hanno l'energia elettrica anche loro dai pannelli. Con 13 direi che possiamo prendere. Iniziamo da questo, quindi allargando un po' quella che è la nostra rostro iniziale, perché non solo dobbiamo pulire dalla sporcizia liquida ma anche da quella solida che vedrete tra poco. Quindi andiamo al prossimo schema. Qua c'è una improvvisamente diventa tutto marrone, quindi non c'è un'osmosi insomma della sporcizia che viene a occuparvi la cosa precedente, ma vedete che adesso abbiamo il rostro, abbiamo già riempito, però vedete che per terra ci sono anche delle bottiglie adesso, quindi possiamo consegnare anche quelle. Per farlo dobbiamo spingerle, appunto come ci dice il tutorial, dobbiamo spingerle nella direzione giusta e queste qua appunto ci permettono di guadagnare un po' di soldini in questa cosa. Andiamo di fare così, queste si sono incastrate sotto, andiamo pure in fondo qua e poi torniamo indietro recuperando tutte quante quelle bottiglie lì. Così facciamo i soldi necessari per i prossimi potenziamenti. Ce lo facciamo? Dobbiamo fare due giri, mi sa. Vabbè, intanto faremo un sacco di soldi con questa cosa qua. 30? 30, ok, così possiamo prendere due potenziamenti. Uno, almeno due potenziamenti. Uno sarà quello, direi, di allargare ancora un pochino la chiattina questa davanti, il nostro rostro davanti, e l'altro lo prendiamo per avere più capacità. Siamo ancora molto lenti ma diciamo che importa poco la velocità, anzi devo dire che la velocità qua conta magari negli schemi più avanzati, ma per adesso va benissimo così perché tanto abbiamo molta più precisione in questa maniera e posso anche parlare sopra mentre facciamo un po' lo studio di questo gioco, un gioco che appunto è stato creato con questa grafica che è una grafica 3D ma è stato reso in stile pixel art, che devo dire è molto meglio che aver reso tutto quanto come se fosse fotorealistico, diciamo. È una bella scelta stilistica che devo dire mi aggrada molto, insomma è una di quelle cose che avrebbero potuto farle diversamente, invece in questa maniera l'hanno reso più particolare del solito e lo apprezzo molto, ecco.
abbiamo dato via tutto, sì. Andiamo a recuperare anche la tartaruga che sta là sopra. Vediamo pure pian pianino di fare il nostro giretto. Quindi dicevo, un gioco che ha un senso, che cerca di dare un messaggio, che è bello pulire il nostro territorio, che la nostra terra è da salvare, insomma. Questa cosa qua devo dire che è una tematica che nei videogiochi andrebbe affrontata ancora di più, sempre di più, perché è un modo anche per sensibilizzare ancora di più le persone a fare questa cosa nella vita reale, ed effettivamente insomma ci può stare come concetto. Qua abbiamo riempito tutto, quindi andiamo pure a consegnare tutto quanto qua dietro e vediamo di chiudere magari prendendoci anche gli ultimi pezzettini di petrolio, insomma quello che è olio, materiale fastidioso che abbiamo in giro. Direi che possiamo prenderci ancora il potenziamento per quanto riguarda la chiata davanti. Nella mia fase di test avevo fatto i potenziamenti, diciamo, un po', quindi ciascuno li portavo avanti. Qua voglio provare a sbilanciare in una direzione, a vedere cosa succede, e devo dire che mi sto trovando molto bene anche senza i potenziamenti della velocità. Andiamo al prossimo. Qua abbiamo un'abilità in più che ci viene data, cioè quella di poter sparare acqua. Possiamo farlo appunto quando abbiamo le rocce qua, le sciogliamo e le accumuliamo sulla nostra chiatta. Sempre tutto lo sporco ce lo recuperiamo in questa maniera. Siamo strapieni, ne andiamo pure di qua, vediamo di spostare anche questa già che ci siamo. Perfetto, facciamo un sacco di soldini. Adesso forse è il caso, visto che c'è tantissima roba, di potenziare questa, cioè la capacità del nostro petrolio. Voilà. Sì, la cosa davanti, la chiatta davanti ci dà anche più area per poter recuperare il petrolio. Ecco, una cosa che non viene detta insomma nel gioco, ma in realtà c'è. Man mano che aumentiamo quello, abbiamo più spazio, vedete che prendiamo tutto quello che sta dentro quella che è la chiatta lì, quindi raccogliamo molto più facilmente le cose. Qua prendiamo questo, giriamo indietro. Abbiamo quasi 40, quindi dovremmo riuscire col prossimo carico ad avere un altro potenziamento. Oppure potrei potenziare ancora di più e provare il potenziamento da 80 che non ho mai visto. Vediamo. Proviamo a vedere. Siamo a 54, quindi mi sa che a 80 ci arriviamo. Andiamo qua sul fondo. Andiamo a recuperare un topo. Ferma. E adesso questi come li porto? Devo girargli intorno? Perché se mi giro troppo velocemente è un problema. Quindi proviamo a fare così. Si vedete? Quindi forse conviene andare proprio sul fondo fondo e girarsi e provare a tirarla su. Quasi tutto preso. Facciamo così. Torna indietro. Mi sa che c'è qualcosa lì, ma va bene così. Questo è il tastino. Volevo vedere se c'è qualcos'altro con gli altri tasti, ma no. E adesso pian pianino andiamo a recuperarci ancora il resto. Abbiamo riempito tutto? Ok, perfetto. Questo abbiamo riempito tutto quanto. Pian pianino portiamo le nostre bottiglie. Vediamo di prendere anche questa, già che ci siamo. Ok, ho tranquillamente il potenziamento da 80. Lo facciamo, dai, giusto per vedere. Volevo prendere il potenziamento della velocità, però direi che è superfluo nel nostro caso, quindi andiamo pure a prendere questo, vediamo quanto grosso diventiamo. Ok, siamo enormi adesso. Ok,
Tiriamo giù questa. Abbiamo sbloccato anche l'ultima parte. In realtà quando c'è quel punto di domanda lì vuol dire che è finito tutto. Quindi vediamo un attimo di tornare indietro e facciamo probabilmente l'ultimo giro per chiudere la demo. E voilà, ci sono ancora un paio di bottiglie in giro, però direi che ci siamo. Tieni questa bottiglia e tieni quest'altra bottiglia qua. Tanto il mare sotto di noi è bellissimo. Mi hanno dato zero praticamente. E qua vediamo di prendere, giusto per vedere la velocità che cambia. Posso? Ok. Aumenta praticamente il nostro pannello solare, quindi siamo leggermente proprio più veloci. Detto questo, abbiamo chiuso la nostra demo, molto molto interessante, devo dire, come gioco ha tanto potenziale, lo trovate qua sotto nella descrizione. Sì, ok, si chiude qua e guardate che bella questa immagine che ci mostra appunto tutto il mondo. Di gioco potete controllare facendo wishlist eccetera, trovate il link nella descrizione. Grazie per aver visto con me questo spiel e ci vediamo alla prossima. Namaste and be brave.